È un posto dove mi va di venire a intervenire perché c'è tutto quel mondo in un certo senso che a me non è mai appartenuto. Questo è un bacino di persone che io so essere distanti da come sono io su certe cose. Allora mi va di venirci a scrivere qualcosa perché riesco a parlare e allo stesso tempo a prendere da questo posto, perché se vengo qua faccio un qualcosa che mi relaziona a questo luogo. D'assalto poetico, l'idea che la poesia rimischi la strada e viceversa la strada rimischi la poesia, sono una serie di, appunto, di conflitti, di micro conflitti, di piccole dialettiche che crei. La poesia in strada di per sé c'è sempre stata. Io amo Roberto, che non io amo Roberta casomai, è poesia, oppure è un momentaccio. La città scritta lo è sempre stata, le città greche, romane erano abbondantemente scritte. Se ci metti il tuo nome è un atto di responsabilità, è come occupare un centro sociale, occupare un CS è sbagliato, però è una questione di conflitto. Il manifesto d'assalto poetico deve essere proprio perché la poesia non è gentile e deve essere molesta. Se lo vado ad attaccare lì è troppo facile. Quindi l'idea è che ci vuole un po' di altezza. Sì, questo è tradotto in arabo, quindi è quel famoso lavoro che occorre, perché guardando la strada mi sono accorto che i migranti erano molto più degli italiani, no? Questa qua l'abbiamo fatta primissimo pomeriggio, io e TV Boy. Questa è una poesia nera, le poesie nere sono odio alla malinconia. Sto aspettando davanti a un muro che qualcuno mi dia un buco per passare, senza neanche dovermi sporcare le mani, mentre i mattoni vanno spaccati coi morsi. L'afa che si taglia a fette è quello che diversamente il Frodo ha tirato fuori nel progresso apparente, ovvero in questa città un po' incasinata dove c'è la chiesa, ma c'è anche il petrolio, c'è la goccia di sangue e lo sviluppo apparente. È la mia afa che si taglia a fette in un altro discorso, no? Volevo scrivere una poesia e una pagina bianca. Lasciate perdere, dai. Va bene, signore. I punti di domanda sulle catapulte è una delle poesie folli ed è una sorta di inno alla sregolatezza del vivere sbagliato. Se dovessi scrivere una poesia su di me, scriverei solo e soltanto sto come un punto di domanda su di una catapulta, ovvero sono sulla catapulta, la guardo, so il potenziale incredibile, sto un po' a domandarmi che ci faccio sulla catapulta, dove mi spara. Queste sono pagine libere, qua c'è pagina per tutti, ragazzi, anche voi vi potete mettere in ogni momento, tutti siamo poetici. Una pagina bianca è una poesia nascosta, qua di bianco c'è poco, però una pagina grigia a Milano è una poesia nascosta, quindi